Richiesto dai cittadini e soprattutto dalle associazioni economiche di categoria, martedì 12 febbraio 2019 era aperto uno sportello per gli utenti a due passi dal Castello Estense. È aperto in centro città, in Viale Cavour 38 a Ferrara, un nuovo sportello per i clienti di ERA che si affiancherà a quello principale di Via Diana. Erano mesi che chiedevamo al gestore un punto più vicino al centro, soprattutto per favorire le attività commerciali e chi non ha la macchina, perché in Via Diana ci si arriva sostanzialmente con l'automobile, mentre questo è un punto di accesso al quale si può arrivare sia in bicicletta che in autobus o a piedi per chi abita in centro. E per chi, soprattutto attività economiche e commerciali in centro storico, era sicuramente più comodo avere uno sportello aperto in quest'area qui, per cui ci abbiamo insistito, era uno degli impegni che avevamo preso con le associazioni di categoria di aprire uno sportello in città, e questa è la risposta che attendavamo, appunto per rendere più facile e più agevole la relazione tra il pubblico degli utenti e il gestore. Abbiamo sviluppato in questi anni un piano di investimenti che ci ha consentito di migliorare il nostro servizio ai clienti. Lo abbiamo fatto potenziando lo sportello di Via Diana, lo abbiamo fatto lavorando sul call center, lavorando sul sito, quindi sulla possibilità di fare dei servizi online, mettendo a disposizione dei nostri clienti un'app dove fra l'altro è possibile consultare il numero di conferimenti per quanto riguarda la tariffa puntuale. Oggi lo facciamo potenziando ulteriormente la rete di sportelli. Avevamo una richiesta per i clienti del centro di avere un punto raggiungibile senza auto, e oggi inauguriamo questo punto per i clienti, che sarà aperto 3 mezze giornate e che si affiancherà a quello già esistente di Via Diana, che manterrà gli stessi orari e gli stessi impegni di oggi. Noi siamo oggi qui a esplicitare un primo elemento per i clienti della sinergia e dell'integrazione con CMV. Perché a partire dal 1° di marzo la parte energia e gas di CMV entrerà all'interno del gruppo ERA, e quindi abbiamo anticipato questa sinergia per portare valore ai clienti utilizzando questo sportello, che era facilmente e immediatamente disponibile per i nostri clienti. I costi poi sono interamente sostenuti dal gestore, e quindi con i risparmi dell'aumento della raccolta differenziata si potrà abbassare la tariffa dei rifiuti anche nel 2019, così come fatto l'anno scorso, ha detto il primo cittadino. Per quanto riguarda i rifiuti, è stato ricordato che Ferrara ha il primato in Italia tra le città capoluogo per la raccolta differenziata, salita all'86% con le calotte. Le autorità hanno ringraziato pubblicamente i ferraresi per i comportamenti virtuosi, ma l'assessore Ferri ha anche ricordato che a breve verranno potenziate le fototrappole con nuovi dispositivi tra i cassonetti. Sono stati molti i servizi aggiunti, perché abbiamo chiesto uno sforzo ai cittadini e quindi dobbiamo necessariamente anche rendere il sistema adeguato allo sforzo richiesto. I centri di raccolta, che sono 3 nel nostro territorio, adesso sono aperti anche la domenica, oltre ad avere allungato l'orario di apertura durante la settimana. C'è un ecomobile, che è un camper che gira per la città, sono più di 33 le piazze anche delle frazioni che raggiunge, dove si possono portare i piccoli rifiuti ingombranti o è possibile ritirare la tessera per chi l'ha smarrita, quindi un servizio di questo tipo. C'è un'applicazione per chi utilizza gli smartphone che si può scaricare per tenere sotto controllo gli svuotamenti, e tutto questo ci consente comunque anche nel 2019 di ridurre ulteriormente le tariffe, come avevamo già fatto nel 2018. Risultati importanti quindi per la tariffa puntuale, che sta partendo anche a Bologna, ma a Ferrara ci si sta lavorando già da tempo. Intanto il risultato di avere la tariffa più bassa della provincia di Ferrara, credo ad esclusione forse solo del comune di Argenta, l'altro di avere invece una quota altissima di raccolta differenziata, che è l'86%, che significa avere molto meno prodotto da smaltire, avere attivato un percorso virtuoso per cui la gente riduce la quantità di rifiuto indifferenziato che va all'incenerimento, e però si amplifica la quota che invece va al riutilizzo. Questo è il presupposto della normativa regionale, che prevede entro il 2020 che tutti i comuni partano con la tariffa puntuale. Noi siamo partiti lo scorso anno per avere un po' di tempo davanti per migliorare il servizio, che consente, riducendo l'incidenza delle superfici sul calcolo della tariffa, per invece far pesare di più la quantità di rifiutto indifferenziato prodotto, ci ha consentito già nel 2018 di ridurre
di ridurre la tariffa in parte e di proseguire anche nel 19, dopo aver tarato esattamente quelle che sono le abitudini e anche le performance dei cittadini e delle imprese, di tarare la tariffa ancora di più su questo tipo di parametro e quindi di ridurre, per chi produce poco rifiuto indifferenziato, ridurre ulteriormente la tariffa. Quindi è un percorso virtuoso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista anche della tariffa, che per molte realtà è ovviamente oggi un elemento di riferimento importante. Ripeto, siamo partiti anni fa da una tariffa del gestore molto alta, oggi siamo il comune in provincia di Ferrara che ha la tariffa più bassa ed è sicuramente un elemento significativo. Quindi avvicinarsi agli utenti, ma che servizi si possono trovare nel nuovo sportello in Viale Cavour al Civico 38, a due passi dal Castello Estense? Qua trova tutti gli stessi servizi che trovava e che trova ancora in via Diana, quindi ha bisogno per la tariffa puntuale, può venire qua, ha bisogno per il gas, per la luce, per l'acqua, può venire qua come prima andava in via Diana. Ricordo che già da qualche mese noi stiamo vendendo per i nostri clienti anche dei servizi aggiuntivi, che sono il termostato per il controllo dei consumi del gas, lampade LED, servizi di manutenzione della caldaia ed altri servizi che aiutano a gestire meglio il mondo dell'energia ed avere maggior controllo dei propri consumi, proprio nella logica di poter anche incidere sul risparmio e quindi ridurre la bolletta. Non ultimo, qui potranno avere anche informazioni sul teleriscaldamento, sul quale stiamo lanciando insieme al Comune un piano di incentivazione per i nuovi utenti che si vorranno lanciare.